Ciao a tutti e bentornati qui per un'altra puntata con la nostra MTM TV. Allora ho iniziato a riflettere un po' su tutto questo. La casa non è che l'uomo esteriorizzato. Abitiamo una casa e questa casa dovrebbe diventare l'immagine di noi stessi. E noi tutti i giorni siamo abituati a passare tante ore fuori casa. Cioè per me tornare a casa è tirare un sospiro di sollievo. È anche vero che casa può anche essere un luogo, ma può essere un teatro. Per me, per molti attori, per molte persone che ci lavorano lo è. Ma può essere anche una persona a casa, perché sembrerà una banalità, però è proprio vero che capiamo di stare davvero bene con qualcuno e di goderci davvero un qualsiasi rapporto, una qualsiasi relazione quando ci sentiamo come a casa nostra. E poi però ci dobbiamo dire anche che non è sempre così, che invece casa può anche essere un po' il raccoglitore di tutti i nostri incubi, delle nostre paure. Però insomma, intanto qui siamo, a casa, la stiamo forse riscoprendo anche in tutti gli angoli che prima ignoravamo. Oppure se siamo a casa da soli, cerchiamo invece di connetterci con tutto ciò che è all'esterno, perché pensavamo di essere forti, indistruttibili, indipendenti, però forse come diceva Aristotele siamo davvero animali sociali. Sempre da casa mia fino a casa vostra. A presto.